quello che ho te lo do. Un'espressione bella ma impegnativa, quella che oggi ascoltiamo dalla liturgia. Il libro degli Atti degli Apostoli ci riporta a Gerusalemme, i primi passi dopo la risurrezione col dono dello Spirito. Pietro e Giovanni vanno al Tempio per pregare e dinanzi alla richiesta di elemosina da parte di un uomo che lì, davanti alla porta bella del Tempio, un uomo storpio, un uomo senza speranza perché storpio dalla nascita, un uomo che non ha futuro, un uomo che si deve accontentare appunto dell'elemosina. Come ci provoca quest'uomo? Perché essere senza speranza, senza futuro, è la sventura più grande che può capitare a un essere umano. Quanti ce ne sono? Stiamo avvertendo anche noi in questo tempo il rischio di essere minacciati nella possibilità di programmare, progettare il futuro personale, familiare del nostro paese, delle comunità. E allora quello che ho te lo do. Che risposta sconcertante. Pietro non ha né oro né argento, guarda in faccia, perché la relazione è importante, ma dopo la Pasqua tutto è cambiato, non ha un potere magico. Ma lui oramai, come per chiunque si è aperto al Signore, vive con Cristo, nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno. Io ti posso dire, alzati, cammina, ti do quello che ho io, la vita. Io ero stato annientato dal mio peccato, ma rimesso in piedi. Può essere anche per te così. Ecco la novità della Pasqua. L'annuncio della risurrezione non è, ci ha ricordato Papa Francesco, una pacca sulle spalle. È la novità di vita, lo avvertiamo in questi giorni. Accogliamo allora anche noi il dono, l'incontro col Signore ci mette in condizione di aprirci, di condividere, di costruire non solo relazioni vere, ma nuove, aperte al dono di Dio.